Ciao, bentornato e bentornata all'appuntamento domenicale con The Secret of Gratitude. Se sei qui e hai già visto tutti gli altri video, complimenti veramente con tutto il mio cuore, perché vuol dire che questa cosa ti sta appassionando e che sei sulla strada buona, veramente sei sull'ottima strada per realizzare i tuoi sogni, i tuoi desideri, ma soprattutto per vivere una vita ricca e gioiosa. Una delle cose che mi ha portato a fare delle riflessioni un pochettino più introspettive sulla gratitudine è stata una frase che mi è sempre balzata all'orecchio durante la lettura della Bibbia. Allora, non ti parlo di religioni, la Bibbia può essere un libro come un altro in questo contesto. In questo contesto, appunto, ti sto parlando di questa frase perché la trovi nel Vangelo secondo Matteo ed è una frase un po' criptica che dice: a chiunque ha sarà dato e vivrà in abbondanza. A chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. E questa frase mi è sempre sembrata completamente e totalmente ingiusta, soprattutto scritta in un libro dove, insomma, si parla di giustizia. Si parla di benessere, di amore. A me sembrava totalmente ingiusto che a chiunque ha tu gli dai pure di più e a chiunque non ha, porello, tu gli togli pure quel poco che ha. Cioè, non mi sembrava assolutamente corretto. Poi mi hanno invitato a rileggerla aggiungendo questa piccola parola che è gratitudine e come viene fuori la frase: a chiunque ha gratitudine sarà dato e vivrà in abbondanza. A chiunque non ha gratitudine sarà tolto anche il poco che ha. E così già prende un'altra piega. Che dire, io ho fatto una riflessione, mi auguro che la facciate anche voi. Un'altra cosa sulla quale ho molto riflettuto, proprio per la mia condizione di salute, che oramai credo che sappiate tutti che non è delle migliori adesso, ma è stata pessima in passato ed è stata veramente molto molto pessima in passato, è proprio questo. La salute, che cos'è la salute? La salute è un dono che ci viene dato ogni giorno. Noi ogni giorno non possiamo sapere se saremo in salute come il giorno prima, se staremo meglio o addirittura purtroppo se staremo peggio. Quindi la salute è forse la prima cosa per cui dovremmo ringraziare ogni giorno quando ci svegliamo la mattina. E se questa cosa della salute la inseriamo nella frase che vi ho detto prima, diventa più o meno così: a chiunque ha gratitudine per la salute sarà data salute e vivrà nell'abbondanza di salute. A chiunque non ha gratitudine per la salute sarà tolto anche quel poco di salute che ha. Trattandosi di salute mi suona ancora male, ve lo dico proprio in totale trasparenza. Però in effetti è così, e se ci pensate è così. Quando io mi sono ammalata, ho avuto dei momenti in cui ho provato una gratitudine estrema per quel poco di salute che avevo, per quel minimo di forza che avevo ancora, che mi permetteva di aprire gli occhi alla mattina, di respirare senza un respiratore, o magari di ricevere un abbraccio di mio padre, perché io non ero in grado di darglielo. Ho avuto gratitudine per il solo fatto di poter scendere le scale di casa mia con le mie gambe. Ho avuto gratitudine per il solo fatto di poter mangiare con le mie mani quando potevo, perché ci sono stati dei periodi in cui io non potevo assolutamente utilizzare né le mani, né le gambe, né le braccia. A fatica respiravo. Per cui ci sono stati dei momenti in cui ero pervasa da questo senso di totale gratitudine per quel poco che mi era rimasto, che magari era semplicemente il fatto di poter parlare o respirare da sola. Questa però ve la cambia la prospettiva. Sono molto sincera, a me l'ha cambiata molto. Per cui questo stesso esercizio lo voglio dedicare proprio alla salute, sia per chi ne ha, sia per chi non ne ha. Anticipo, aprendo e chiudendo una parentesi, che non vi sto dicendo di sostituire la gratitudine, la spiritualità, eccetera, alle medicine. Io sono in cura, lo ripeto, a vita con un farmaco biotecnologico. Non so se ciò è bene, ciò è male, se le farmaceutiche cattive hanno complottato per farmi diventare una rendita passiva o no. Non lo so, non mi interessa in questo momento, non mi interessa neanche affrontare il discorso in questo luogo, in questo momento per voi. Mi interessa solo di dirvi che lo stato d'animo della gratitudine mi ha permesso di superare dei momenti terribili, indescrivibili. Mi ha permesso, insieme ai farmaci, di mandare in remissione la malattia. Ci sono persone che non hanno gratitudine per quel poco di salute che hanno e non fanno nient'altro che lamentarsi per quella che non hanno più. Io le capisco, perché io sono stata male tanto. In quel modo cosa fanno? Si riempiono di cose negative e quando tu sei pieno non può entrare nient'altro. Sarà un video un po' più lungo questo perché vi parlo
parlo di un caro amico che è venuto a mancare qualche giorno fa, Mario Contarino. Mario era costretto su una carrozzella, si muoveva poco per quel poco che la carrozzella gli permetteva di muoversi. Mario era un musicista, ha amato la musica e creduto nella musica fino all'ultimo giorno in cui è vissuto. Io ho visto i suoi post sul suo Facebook ed è uno che era entusiasta, si è aggrappato alla musica e ha ringraziato di avere l'opportunità di creare musica. La musica che ha creato è una musica che rimarrà nel cuore a me e a tanti suoi amici e anche a tanti che non lo conoscevano ma che lo hanno ascoltato grazie alle radio che lo hanno ospitato. Addirittura ha avuto l'opportunità di far conoscere, di far ascoltare la sua musica a uno dei suoi idoli, che era, se non mi sbaglio, Steve Vai, e che lo ha ringraziato. Steve Vai stesso ha detto: dobbiamo imparare da persone come Mario Contarino. E allora io vi dico veramente, impariamo anche la sua gratitudine, impariamo anche il suo stato d'animo, impariamo la sua forza, la forza che ha avuto, e non so quanti di noi avrebbero avuto la forza nelle sue condizioni di fare, di creare e di gioire quanto ha fatto lui in vita. Per cui questo è il mio ringraziamento all'insegnamento di Mario Contarino, che è venuto a mancare qualche giorno fa all'età di 30 anni, ragazzi, 31 forse. È una cosa che mi porto nel cuore e ho voluto dirlo in questo video per farvi capire. La gratitudine è proprio questa, di essere grato per quello che si ha e non di essere lamentosi per quello che ci è mancato. La salute è veramente il dono più prezioso che abbiamo e ce lo abbiamo ogni giorno. Cerchiamo di celebrarlo e di glorificarlo per chi purtroppo non ce l'ha tanto quanto ce l'abbiamo noi. In ogni caso, torniamo all'esercizio. Questo esercizio lo chiameremo gratitudine per la salute. Sono fantasiosa oggi. Quello che ti chiedo di fare è molto, 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 molto semplice e ti dico che sarà anche molto utile se vivi con altre persone, quindi se hai dei coinquilini oppure se vivi insieme alla tua famiglia, insieme a tuo marito, a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli, insomma sarà molto utile per te e anche per chi vive con te. Ti chiedo innanzitutto di prendere un foglio bianco e di scrivere sopra con un bel pennarello visibile, che può essere un pennarello grosso, nero, rosso, blu, verde, insomma del colore che vuoi tu: sono grato o sono grata per il dono della salute che mi tiene in vita. Ti chiedo di scriverlo su questo cartellone e di metterlo in un posto visibile della casa, dove sarai costretto a passarci davanti almeno 4 volte. Ogni volta che ci passi davanti ti chiedo di leggerlo ad alta voce e di dire grazie, in modo tale che ti ricordi che la salute è il dono più importante che hai ed è quello per cui principalmente dovresti ringraziare ogni mattino quando ti svegli. Ti ringrazio di aver ascoltato i miei sfoghi, di essere stato con me fino alla fine di questo video. Ci vediamo settimana prossima con tanto amore.